Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, per raccontarvi quello che accadeva a Pietrelcina nel 1912. Padre Pio si trovava a Pietrelcina perché questa misteriosa malattia costringeva questo giovane frate cappuccino dalla provincia di Sant'Angelo a casa, fuori dal chiostro, e lui raccontava quello che viveva nella sua Pietrelcina, questi continui combattimenti, queste continue battaglie col demonio. Infatti lo racconta in questa lettera del 21 marzo del 1912 a Padre Agostino. Babbo carissimo, così lo chiama, quanto mi rende allegro Gesù, quanto è soave il suo spirito, ma io confondo e non riesco a fare altro se non che piangere e ripetere: Gesù cibo mio, ciò che più mi affligge, sì, è tanto amore di Gesù da me ripagato con tanta ingratitudine. Egli mi vuole sempre bene e mi stringe sempre più a sé, racconta Padre Pio, ha dimenticato i miei peccati e si direbbe che si ricorda solo della sua misericordia. Ogni mattina, scrive Padre Pio a Padre Agostino, viene da me e mi riversa nel mio povero cuore tutte le effusioni e tutta la sua bontà. Vorrei, se fosse il mio potere, lavare col mio sangue quei luoghi dove ho commesso tanti peccati, dove ho scandalizzato tante anime, ma viva sempre la misericordia di Gesù, scrive. Questo Gesù quasi sempre mi chiede amore e il mio cuore, più che la bocca, gli risponde: oh Gesù, vorrei ma non posso più continuare, ma alla fine esclamo: sì Gesù, ti amo. E poi racconta Padre Agostino che dal giovedì sera fino al sabato, come anche il martedì, è una tragedia dolorosa per me. Il cuore, le mani, i piedi, sembrami che siano trapassati da una spada, tanto è il dolore che ne sento. E qui Padre Pio scrive che il demonio intanto non cessa di apparirmi sotto le sue orride forme e di percuotermi in un modo veramente spaventevole, scrive. Ma viva l'amore di Gesù che di tutto mi ricompensa con le sue visite.